Buongiorno, buongiorno mister, buongiorno di voi. Allora, domani mister il Palermo, come si avvicina all'appuntamento della squadra? Che settimana è stata? Allora, è stata una settimana, una forse delle più difficili, ci mancano giocatori importanti, quindi siamo stati anche in 2-3 volte in, diciamo, in 20, e quindi l'allenamento ho dovuto integrare con quelle della primavera, però come abbiamo sempre detto, il nostro spirito non ci deve far demoralizzare, sappiamo i nostri valori, troveremo una squadra fortissima, secondo me, una squadra forte, costruita con una società forte dietro, quindi con ambizioni importanti, però noi veniamo da un buon momento come loro. Allora mister, partita sicuramente importante, insidiosa, ovviamente per le difficoltà d'organico, quindi confermi che mancheranno ovviamente Casirari, Mazzocchi, Lunetta, che è squalificato, poi non c'è nessun altro, c'è Odogo. Siamo mezzi parecchi, cioè, quindi Odogo mezzo e mezzo, Belardinelli mezzo e mezzo, e quindi ho detto è stata una settimana dove per riuscire a arrivare a 20 giocatori ho dovuto integrare del giocatore della primavera, e quindi la settimana è stata un po' tribolata, però ho detto non dobbiamo piangerci addosso, non facciamo le vittime, sappiamo che troveremo 11 giocatori e 5 che scenderanno in campo per il bene del Sudtirol, cercherò di sbagliare il meno possibile come ho sempre cercato di fare, però questa evidentemente è stata una settimana dove il reparto, diciamo, d'attacco esterno è stato veramente in grande difficoltà, e quindi devo trovare delle soluzioni per cercare di arrivare nei 95 minuti al meglio della nostra forma. Non sarà come la partita d'andata, il problema arriva da 10 risultati minuti non consecutivi, frammentare la sconfitta di Genoa, quindi uno splendido stato di forma, sì. Come prevedi che sarà questa partita? L'ho detto, secondo me. La partita sporca oppure la partita? No, la partita sporca. Loro giocano molto in verticale, quindi cercano molto di attaccare la profondità, un po' simile al nostro gioco. Loro sono un po' più, diciamo, tecnici in qualche situazione di gioco, però sono molto simili a noi, e vengono da 10 risultati consecutivi, quindi un buon momento, come ho detto noi siamo in un buon momento perché veniamo dai nostri 6 risultati consecutivi, nel girone di ritorno siamo secondi a 2 punti dalla prima, quindi vuol dire un percorso importante, vogliamo proseguire. È chiaro che gli stati di emergenza succedono a tutte le squadre, quindi non dobbiamo piangerci addosso se mancano 3-4 giocatori, cioè abbiamo una rosa. È chiaro che oggi ci hanno colpito tutti in un reparto, cioè d'attacco ho poche situazioni, siamo in 2 o 3, e quindi devo cercare di trovare una soluzione per, nell'arco dei 95 minuti, per cercare di tenere la squadra in equilibrio. Questa settimana 3 partite importantissime, lo considerare questo il momento focale di questo campionato? Per su Tirol penso di sì, se noi facciamo qualche punto, non dico che siamo salvi, ma il nostro obiettivo è quasi raggiunto, e quindi dobbiamo andare alla caccia di punti. Noi dobbiamo andare alla caccia di punti di continuità. I 46, 47 punti, dobbiamo arrivarci prima possibile, poi se arriviamo a 44 in queste 3 partite qui, ben venga, e quindi il nostro percorso è questo, e poi dopo i sogni e le favole vanno coltivate, non vanno spente l'entusiasmo del pubblico, non va spento l'entusiasmo della società e dei ragazzi, però il nostro obiettivo lo sappiamo. Quando noi arriveremo alla salvezza abbiamo fatto un capolavoro, poi se mancheranno 8 partite o 10 o 6 o 5, non lo so, penso che questi ragazzi vanno elogiati per quello che stanno facendo, e quindi io tutti i giorni non dimentico mai di ringraziarli e di dire grazie per quello che stanno facendo. Grazie. Il primo tempo con Cosenza ha dimostrato un po' che Udogo ha bisogno di una punta vicina, non so come l'hai vista. Quale può essere l'opzione per sabato? Ce ne sono tantissimi. No, abbiamo provato a fare soluzioni. Beh, ci sei, secondo me, ti ho detto, i primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo avuto 3 o 4 situazioni per poter fare gol noi a Cosenza, nonostante abbiamo fatto una partita
rispetto alle altre sottotono, però quando fai sottotono è giusto portare a casa un risultato positivo e sono stati bravi. Beh, la bravura di Poluzzi, ma questo non è solo storico a rimarcare quello che c'è stato. È chiaro che tutte le nostre punte hanno bisogno di uno sotto, ci sono dei momenti che ci devono arrivare i centrocampisti, ci sono dei momenti che ci deve arrivare la seconda punta. Domenica il primo tempo ci siamo arrivati forse solo con Belardinelli in qualche situazione, altre volte siamo stati un po', diciamo, un po' lontani, e lui questo lo soffre. Poi il secondo tempo, ho detto, quei 20 minuti sì, ma il vestito del su Tirol penso che sia quello che sto facendo da parecchio. Poi le variazioni, sapete che a me piace farlo durante la partita, penso che siano fondamentali. Il calcio di adesso secondo me è evoluzione nel corso della partita, lo stanno vedendo tante squadre anche molto più forti e importanti di noi, e noi cerchiamo di fare questo con le nostre possibilità. Hai giocato con centrocampo a tre dopo un po' di tempo, magari anche a volte ci sei stata la possibilità, ma avevi sempre scelto di giocare a due. Secondo te è stata la cattiva prestazione della squadra, può essere di peso anche da questa volta? No, secondo me no. Secondo me proprio dal fatto della partita sporca che era, noi non siamo entrati, diciamo, in partita benissimo il primo tempo. Dopo 20 minuti sì, poi che giochi 4-3-3 o giochi 4-2-3-1 penso che va. No, perché anche in queste situazioni in cui c'è qualche attaccante, magari c'è un campo a 30, ha più soluzioni dopo. Sì, poi ho detto sì, però credo che sia l'atteggiamento dei miei ragazzi che determina la prestazione. Noi abbiamo fatto prestazioni anche belle a 4-3-3, sì, sì. Poi l'atteggiamento che ha, poi credo che le due 4-3-3, anzi sì, 4-3-3 che poi si allargava ogni tanto tight, sì. Credo che le due punte siano più funzionali al modulo del Sutirol. Poi dopo gli altri che le adattiamo va bene, però credo che due punte siano funzionali e credo che domani le due punte ci possono essere. Quindi